Amici di Valesina TV, appassionati delle due ruote in particolare, siamo a Monzano in compagnia di Giampaolo Carmeli, team manager della 44 Racing Team, una squadra che segue il campionato italiano velocità super sport. Noi facciamo la categoria super sport col pilota Luna Dei Roberto e questo è il secondo anno che facciamo questo campionato. Una squadra così immagino che costerà parecchio per mandarla avanti. Come si sovvenziona e come siete organizzati in questo senso? In questo senso abbiamo amici sponsor che sono aziende come le mie due società, e una è la Galtex Line che si occupa di arredamento e l'altra Woodline che si occupa di arredamento, anche lei. Più altre società tipo Edil System, Decor Legno, abbiamo Rollo 88, ne abbiamo diversi, nominarli tutti adesso non finiremo però. Certo, ma quanto costa effettivamente svolgere un campionato come quello che portate avanti voi? Se fatto in una determinata maniera a livello di professionismo, la cifra può andare, avendo due moto a disposizione come ce l'abbiamo per il nostro pilota e tutta l'organizzazione dietro, un circa 200.000 euro per completare un campionato in maniera molto decente, questo. Molto importante per la riuscita del campionato, immagino sia la preparazione del mezzo, della moto. Che impegno comporta e come siete organizzati per preparare le vostre moto? Allora, noi non siamo innanzitutto tecnici di motori, non sappiamo nulla e per questo ci affidiamo esclusivamente al team Tencate, che è conosciuto nel mondo delle corse da tutti, perché ormai credo che siano i numeri uno per quanto riguarda Super Sport, campionato del mondo, e quest'anno hanno poi anche vinto nel 2007 il campionato del mondo Superbike, quindi un'assistenza da parte loro penso migliore da qualche altro noi non la potremo mai avere. Ok, intanto ringraziamo Giampaolo per questa cosa e andiamo a curiosare in giro per il team e vediamo di scoprire qualcos'altro. Giampaolo, una moto stupenda. Per un appassionato è un bel gioiello sicuramente. Dici qualcosa di più tecnicamente, cilindrate, potenze, eccetera. Dunque, questa è una moto che nasce da negozio su 600, una moto stock che viene poi elaborata e resa super sport per questo campionato. I segreti che sono all'interno del motore non li conosciamo perché sono segreti Tencate. Quello che posso dire è una moto che alla una potenza, uno sviluppa una potenza cavalli ruota effettivi di circa 125, 126, 127 cavalli per questo modello 2006. Ora stiamo andando in Olanda di nuovo per gli aggiornamenti delle moto, quindi verranno presi, riaggiornati in alcuni particolari, porteremo la potenza a circa 130-132 cavalli alla ruota. In Olanda addirittura le portate per prepararle, è una cosa particolare. Immagino che un team così debba affrontare anche dei costi abbastanza sostenuti. Per chi vorrebbe iniziare, un appassionato che vorrebbe avvicinarsi al mondo delle corse, cosa potresti consigliare? Ma innanzitutto una moto presa in una concessionaria e tolta via la carena originale, messa una carena da pista, io credo che per un appassionato sia già sufficiente e ci si può divertire anche tanto. Qui parliamo di professionismo, quindi Super Sport è una categoria che per l'amatoriale è un po' prematuro come scelta. Se poi dopo parliamo di una persona innamorata del mezzo con possibilità economiche, allora tutto è possibile. Ringraziamo Giampaolo Carmeli da parte di Valesina TV e di tutti gli sportivi che ci seguono, un grande in bocca al lupo per la prossima stagione. Grazie.